Immaginate di avere sempre con voi una piccola mappa, tascabile, pronta all'uso, per indicarvi la rotta, per orientarvi nel momento presente e per aiutare voi ad aiutare i vostri bambini a stare calmi, sereni e attenti. È o non è una mappa del tesoro? Oggi ne parliamo insieme, restate con me. Ciao, sono Giusy, benvenuti o bentornati sul mio canale. Prima di iniziare questo argomento cui tengo molto, vi invito a guardare gli altri miei video e se vi piace il mio canale a iscrivervi e a cliccare sulla campanellina per restare sempre in contatto con me. Ho già fatto un altro video su questo argomento, un video introduttivo, dove spiegavo i vantaggi di usare la mindfulness per aiutare i nostri bambini a stare più attenti, concentrati e focalizzati sul compito. Vi lascio il link del video in descrizione. E oggi è un passo ulteriore, un'evoluzione, e devo dire che il mio precedente video e l'argomento è stato accolto da voi molto bene. Mi sono arrivati dei commenti, dei messaggi privati, delle mail da voi in cui mi chiedevate di continuare ad approfondire l'argomento perché mi interessava capire come aiutare i vostri bambini rispetto al momento presente, rispetto ai pensieri e alle emozioni. Ho iniziato questo video parlandovi di una mappa e ho scelto questa metafora perché per me l'approccio alla mindfulness a tutte le età è un percorso. E oggi vi voglio dare 5 punti che non sono 5 tappe, 5 mete, perché non sono 5 punti di arrivo. Piuttosto sono 5 bussole, 5 punti cardinali, 5 stelle polari che ci orientano in questo percorso. Ho chiamato questo video Bambini e Mindfulness 3-6 anni. In verità ero un po' indecisa. Questo è un video comunque di approccio alla mindfulness, può essere utile se siete dei principianti della mindfulness, in verità a qualsiasi età. Anche per bambini più grandi, per adolescenti, ma anche e soprattutto per i genitori. Quindi andate avanti e guardatelo anche se non avete bambini così piccoli. Però è un percorso. Infatti farò altri video su questo argomento, andando avanti con l'età evolutiva, ma sarà un percorso che evolverà per tutti, insomma, sarà un percorso di crescita al di là dell'età cronologica. Spero di essermi spiegata. Il primo punto importantissimo per approcciare, iniziare a praticare la mindfulness è quello di imparare a utilizzare i cinque sensi. Li ricordiamo brevemente: vista, udito, olfatto, tatto e gusto. Sono tutti e cinque importantissimi. I cinque sensi ci mettono in contatto col momento presente, sono legati ai nostri pensieri, alle nostre emozioni, ai nostri comportamenti. Attraverso i cinque sensi noi percepiamo la realtà, acquisiamo la realtà, è il nostro punto di contatto con la realtà. I cinque sensi sono uno strumento magico, potentissimo, per aiutarci nell'attenzione al momento presente, nell'attenzione del qui ed ora. Sì, ok, ma come fare questo? Come far passare questo messaggio, questa importanza e come aiutare i nostri bambini dai 3-6 anni o comunque ad aiutare i nostri bambini per la prima volta ad utilizzare e approcciare i cinque sensi? Come? Un bellissimo gioco per far capire al nostro bambino quanto sono belli i cinque sensi e il loro utilizzo è giocare al supereroe. Non c'è bambino a cui non piacciono e non conoscono i supereroi. E cosa hanno di caratteristiche i supereroi? Hanno dei poteri magici e generalmente questi poteri magici hanno a che fare comunque con il corpo, con i cinque sensi, la supervista, il superudito, si allungano gli arti per andare a prendere, a toccare oggetti in lontananza, si sentono gli odori anche in lontananza, col tatto si gioca con gli elementi, la terra, il fuoco, l'acqua. Ecco, forse manca un supereroe del gusto. Ci devo un po' pensare rispetto a questo punto. Se vi viene in mente qualcosa, qualche supereroe, qualche superpotere legato al gusto, scrivetemelo nei commenti perché effettivamente legato al gusto mi sfugge.
però forse il gusto è anche quello un po' più facile da far utilizzare i bambini. Quindi fare i supereroi in quali situazioni? Durante una passeggiata, una camminata, sentire i rumori più in lontananza, trovare i piccoli oggetti, i colori dei sassi, gli insettini nascosti nella natura, nel prato, avere l'ultravista, toccare gli oggetti e sentire se sono freddi, se sono caldi, se sono ruvidi, se sono lisci. In altre parole, vivere tutte le esperienze che facciamo consapevolmente con il nostro corpo, con tutti i cinque sensi. Ad esempio, un bellissimo gioco è ascoltare e notare i rintocchi delle campane a tutte le ore, nell'evolvere della giornata, del tempo. Anche quello è un bellissimo gioco e diverte tantissimo i bambini e li aiuta nell'attenzione e a stare attenti a quello che accade intorno a loro. Rispetto al gusto, visto che ci manca un po' il supereroe del gusto, c'è un'altra attività che possiamo fare con i nostri bambini che è proprio durante il pasto, quella di indovinare gli ingredienti, di iniziare a sentire i sapori, a dare un nome ai sapori, a descrivere i sapori e a osservare anche le pietanze come sono fatte, a descrivere le loro forme, nei loro colori. Quindi anche l'attività del mangiare può essere fatta in mindfulness ed è molto utile. Quindi mangiare con tutti i cinque sensi, guardare il cibo, ascoltare il rumore del cibo. Abbiamo tutti in mente lo stupore e la meraviglia di un bambino che dice: questa, senti come fa croc questa patatina o questo biscotto, no? È questo l'atteggiamento che dobbiamo recuperare, l'atteggiamento della curiosità, dello stupore, della meraviglia, la meraviglia di quello che ci sta intorno in questo momento. E poi mentre mangiamo è bellissimo indovinare gli ingredienti. Io spesso faccio le polpette a casa, cambio spesso gli ingredienti perché si sa che la polpetta è un po' mettere insieme anche un po' gli avanzi dei giorni precedenti e indovinare gli ingredienti di quella polpetta, se è fatta col pesce, con le verdure, con quali verdure. Inoltre, un consiglio che vi do per finire questo gioco proprio in armonia e in serenità e per creare un bel clima emotivo, è quello che si finisce sempre, si lascia sempre per ultimo e c'è sempre un ultimo ingrediente magico da indovinare della mamma, del papà o della nonna, che è l'ingrediente segreto, che è l'amore. Ed è bellissimo chiedere ai nostri bambini: ma lo senti? Lo senti? E loro risponderanno convintissimi di sì e vi assicuro che lo sentono. Quindi, detto questo, continuo su questo macro, proprio questa è la stella polare, l'uso dei cinque sensi, proprio ci indica il nord, la via, la salvezza. E vi dico però a questo punto anche quello che non bisogna fare, ok? Quindi quello che non è utile in un'ottica, in un approccio mindfulness. Perché spesso a me piace partire appunto dalle risorse, dai punti di forza, però dobbiamo essere consapevoli anche dei nostri errori e di come raddrizzarci. Se dobbiamo stare attenti ai cinque sensi, vivere l'esperienza con i cinque sensi, non dobbiamo avere distrazioni. Quindi, tornando alla nostra passeggiata, ahimè, io vedo tantissimi bambini, anche prima dei 3-6 anni e anche nell'età del passeggino, che fanno le passeggiate al mare, in montagna, in città, la passeggiata di piacere. Nel passeggino con il cellulare, il tablet per tenerlo buono, per distrarsi. Ecco, questo è anti-mindfulness totale, perché il bambino non è nella realtà, nel qui ed ora, nel momento presente, nella sua esperienza con i cinque sensi, ma è in una realtà virtuale, generalmente solo con la vista e con l'udito. Se siamo fortunati, perché io ho visto anche genitori che per non disturbare c'è anche il volume tenuto al minimo, allo zero, quindi veramente è solo un'immagine che va. E veramente in questo modo facciamo del male ai nostri figli. Diamo degli stimoli al cervello, non li abituiamo a osservare, a guardare, a usare i cinque sensi, a rendersi conto di quello che ci sta intorno. Non gli diamo la possibilità di sperimentare la noia, la frustrazione, l'attesa. E veramente in questo modo facciamo un danno. Questo può essere appunto in passeggiata o anche durante i pasti, a tavola per farlo mangiare con i tablet e i cellulari. Quindi la scena è la mamma o il papà o il nonno o la nonna che imbocca un bambino mentre guarda uno schermo. Quindi quel bambino non si sta rendendo conto di cosa sta mangiando, dei sapori
che sta assaporando, di quello che sta introducendo nel suo corpo, capite come l'uso dei cinque sensi sia assolutamente azzerato. L'allenamento ad essere consapevoli è assolutamente azzerato. Anche questo è un assoluto danno per i nostri bambini. Quindi a tavola, nelle passeggiate, via i tablet, via la tecnologia, spegniamo anche la televisione, concentriamoci sul momento presente, su quello che stiamo facendo in quel momento. Se iniziamo ad allenarci nella quotidianità, quindi mi sto vestendo, mi sto lavando i denti, sto mangiando, senza essere distratti da altri stimoli, alleneremo il nostro cervello, la funzione cognitiva dell'attenzione e poi riusciremo a generalizzarla, quindi coi compiti, a scuola, perché poi altrimenti alleniamo il cervello del bambino a non riuscire a selezionare, no? A stare attenti, focalizzati su un compito, ma aver bisogno sempre di altri stimoli per sopperire al bisogno di noia, di vuoto. La nostra seconda bussola, la nostra seconda stella polare è utilizzare un linguaggio adeguato, adeguato proprio nella formazione della parola, quindi già dall'età dei 3-6 anni, ma se vogliamo anche prima, smettiamola di storpiare le parole, di usare diminutivi, di usare vezzeggiativi, ma utilizziamo un linguaggio corretto e anche una strutturazione di una frase corretta e complessa. I bambini apprendono e apprendono ascoltando, no? Attraverso anche l'osservazione. Quindi utilizziamo delle frasi anche complesse, dei termini che non siano sempre gli stessi, storpiati da bambino piccolo, ma utilizziamo anche dei sinonimi, arricchiamo il nostro vocabolario e utilizziamo un vocabolario, un linguaggio adeguato al mondo delle emozioni, delle sensazioni fisiche, dei cinque sensi, al mondo dell'esperienza corporea. Utilizziamo i nomi delle emozioni: paura, tristezza, gioia, rabbia, disgusto, sorpresa, meraviglia. Diamo un nome a quello che proviamo. Se iniziamo a farlo noi adulti, i bambini lo apprenderanno e in quel modo avranno un linguaggio, una parola per esprimere quello che hanno dentro. Vi ricordo che linguaggio e pensiero sono strettamente collegati tra loro e si influenzano tra loro in cicli o disfunzionali o funzionali. Quindi, nel momento in cui diamo al bambino delle parole nuove, delle parole da usare per descrivere quello che succede dentro di lui e fuori di lui, il bambino le utilizzerà per dare una forma ai suoi pensieri, alle sue emozioni e alle sue sensazioni fisiche. Il terzo punto fondamentale nel nostro percorso di mindfulness è iniziare ad insegnare al bambino a porre attenzione al proprio respiro. Chiediamo quando il bambino è agitato, sta male, lo vediamo confuso, lo vediamo non attento, ma cos'hai? Cosa stai provando? Generalmente i bambini diranno che sentono qualcosa qua o giù nella pancia. Scusate, penso di aver dato una botta al microfono, scusate. Ecco, impariamo ad aiutare il bambino a riconoscere dove sento l'emozione, in quale parte del corpo e le sensazioni fisiche, partendo anche dal respiro, soprattutto dal respiro. Aiutiamo il nostro bambino a percepire che quando è agitato, che quando è triste, il suo respiro è o bloccato, trattenuto, oppure è molto veloce e si sente qua nella gola. E aiutiamo il nostro bambino invece a rilassarsi, a calmarsi senza forzare il respiro, ma nel momento in cui inizia ad osservarsi, si calma, magari lo aiutiamo sdraiandosi, e a provare a sentire il respiro che naturalmente si ha nella pancia. Quello è il respiro sano, quello è il respiro utile, quello è il respiro funzionale. Il respiro nella pancia, che non deve essere forzato, ma gli chiediamo di ascoltare, di percepire il suo respiro e di sentire la pancia attraverso la mano poggiata sopra che si alza e si abbassa. Insegnare al bambino a respirare di pancia e non a respirare di petto, di gola, non a trattenere il respiro, aiuta il bambino sempre in questo percorso di consapevolezza del suo corpo, delle emozioni e dei suoi pensieri. Vedrete che poi sarà proprio il bambino a chiedervi: adesso mi sdraio e ascolto un po' il mio respiro. Queste cose che vi sto dicendo
Prima dovete provarle voi genitori, se sei un genitore, se sei un insegnante, se ti stai approcciando al mondo della mindfulness, anche se sei un babysitter, un nonno. Prima sperimentate questi punti su di voi, perché è difficile spiegarli se prima non li si è sperimentati. Il quarto punto importantissimo nel nostro percorso di consapevolezza, nella nostra pratica mindfulness, è insegnare a dire grazie. Ma non quel grazie formale, doveroso, perché bisogna essere ben educati e rispondi grazie, che è quasi un automatismo. Ma insegniamo a dire quel grazie vero, profondo, quel grazie che è proprio un sentimento di gratitudine. Gratitudine per un gesto ricevuto, gratitudine per il piatto che abbiamo in tavola, per la fetta di torta, per la caramella ricevuta, per la carezza. Aiutiamo i nostri bambini a riconoscere quello che hanno di bello nella loro vita e ad essere grati per questo. E a dire grazie, a dirlo ad alta voce, a dirlo in famiglia, a dire grazie, sei gentile, a fare i complimenti, ma partite proprio dalla parola grazie. E adesso vi ho lasciato alla fine il quinto punto, che è quello che per me, quando l'ho scoperto, l'ho imparato, è stato un'illuminazione per insegnare la mindfulness ai bambini, o comunque lo spiega benissimo anche agli adulti nel caso fosse il proprio approccio. È il barattolo dei pensieri confusi o della mente saggia. Adesso ve lo mostro. Questo è un barattolo di vetro con dentro dell'acqua e dentro dei glitter, un polvere di glitter, quelli che si usano per i lavoretti dei bambini. Questo serve per mostrare ai bambini e fargli capire come funzionano le emozioni e i pensieri, per far capire il legame pensieri-emozioni nella nostra mente. Allora, quando succede qualcosa intorno a noi, a volte quello che succede intorno a voi ci scuote. Quando ci scuote, succede questo, che le nostre emozioni iniziano tutte a muoversi, a occupare tutto lo spazio del nostro corpo e della nostra mente. E la nostra mente appunto è confusa, occupata, non è bella, limpida. Attraverso questo vasetto noi non riusciamo più a vedere la realtà, perché è un vasetto molto pieno. Questo serve a far capire appunto che quando siamo confusi, agitati perché è successo qualcosa intorno a noi, anche i nostri pensieri sono confusi, agitati e non ci permette di, questo non ci permette di comportarci e agire in modo efficace. La mindfulness è la calma, quindi insegna appunto a stare calmi, a stare fermi, a stare attenti nel momento presente, ascoltarci, ascoltare il nostro corpo, ascoltare le nostre emozioni, a descriverle. Chiaramente questo è tutto un percorso, Può essere all'inizio con l'età dei bambini di 3-6 anni, con le loro parole, ecco, in modo sempre più semplice per poi diventare sempre più complesso. Però vedete che mentre sto parlando e sta passando il tempo e magari mi sono seduta a respirare, mi sono sdraiata a ascoltare il mio respiro, ho smesso comunque di comportarmi in modo inefficace, di agitarmi, intanto le emozioni si stanno riabbassando, si stanno ridepositando. Sono sempre dentro di me. Il mio obiettivo non è quello di non provare emozioni, di non avere dentro, di anestetizzarmi e che non ci siano. Vedete che se guardate, spero renda. Veramente, spero che questa cosa renda in questo video perché è meravigliosa. Vedete che le emozioni ci sono, però sono più pochine. L'intensità dell'emozione si è depositata verso il basso e grazie al fatto che sia più limpido, io riesco a avere più accesso ai miei pensieri, alle emozioni, ai miei comportamenti e a gestirli e a riordinarli. Perché per il vasetto della mente saggia e della confusione mentale sono stati scelti i glitter e non la sabbia, la terra, o insomma qualcosa di diverso, ma i glitter. E questo va spiegato ai bambini, perché comunque le emozioni sono bellissime. Guardate qua che meraviglia. Io ho messo dentro più colori, ho messo l'oro, l'argento e il fucsia, ne avevo altri in casa, ma ho messo questi. Per cui anche questo, attraverso questo vasetto, insegniamo come le emozioni siano belle, siano importanti. Questo è uno strumento veramente potentissimo che piace molto ai bambini e rende molto l'idea. Qui davanti a me c'è un bambino, voi non lo vedete, non lo vedrete, dietro la telecamera, il mio bambino, e dice, ecco, e dice di sì, che effettivamente questo riesce a
a rendere l'idea del mondo delle emozioni e dei pensieri. Abbiamo concluso la seconda tappa del nostro percorso di approccio alla mindfulness e andremo avanti, andrò avanti appunto con le varie fasi di età, ma ripeto, non è una questione sì legata all'età, ma è proprio una questione legata anche all'approccio, perché si parte da concetti, da esercizi più semplici per poi arrivare a una visione più complessa e adulta, insomma, della mindfulness. E vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto e se avete delle domande vi aspetto nei commenti. Condividetelo con le persone a cui pensate possa interessare, perché comunque è molto utile. Condividetelo con i colleghi, con gli altri genitori, nei gruppi genitori. Vi saluto, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video e grazie per l'attenzione. Ciao!